the legend of the Phoenix. Come ogni settimana vediamo tutte le reti dell'ultima giornata nel girone C di Lega Pro. Si giocava il 34esimo turno. La Salernitana capolista batte nettamente la Lupa Roma, apre il centrocampista calabrese Favasulli per i Granata, minuto 16. Raddoppio del brasiliano Khalil al 48esimo. Si scatena il brasiliano Gabbionetta che realizza una doppietta al minuto 49 e poi al 79esimo su calcio di rigore. La Lupa Roma salva l'onore con Del Sorbo al minuto 91, anche egli su calcio di rigore. Salernitana batte Lupa Roma 4-1. E poker anche per il Benevento sulla regina sempre più sfortunata e falcidiata durante questa stagione. D'Agostino sfrutta un buco di Cirillo e segna l'1-0 al minuto 29 con questo tiro che supera Belardi sul primo palo. L'autorete di Di Lorenzo al minuto 70, emblema della sfortunatissima stagione Amaranto. Terza rete sannita opera di Mazzeo che raccoglie un cross dalla sinistra ed un rimpallo favorevole. Minuto 74. Chiude il poker sannita l'attaccante Alessandro Marotta all'81esimo. Benevento batte Regina 4-0. E anche la Juve Stabia fa il suo dovere andando a vincere al giro di Torre Annunziata. In vantaggio vanno proprio i torresi con Ferranti al 35esimo, ma reagisce la Juve Stabia con l'esperto Ripa che pareggia al 42esimo. Ancora il veterano attaccante stabiese va in rete al 70esimo. 2-1 Stabia. Le Vespe gialloblu chiudono l'incontro al 93esimo con Carrozza che firma il 3-1. E andiamo avanti, importantissima vittoria esterna del Matera targata Diop all'88esimo alla Turzi di Martina Franca. Martina 0, Matera 1. E vince anche il Foggia che si rilancia sempre più in zona playoff. Questa rete di Loiacono a decidere l'incontro con la Casertana. Falchetti di Campilongo, molto sfortunati, hanno colpito anche due legni. Foggia batte Casertana 1-0. Rallenta invece in maniera forse decisiva il Lecce, sconfitto al 90esimo all'Arturo Valerio di Melfi da questa rete di Caturano. Melfi batte Lecce 1-0. 0-0 tra Catanzaro e Messina, mentre finisce 1-1 tra Vigor Lamezia e Paganese. Apre Deli per i biancoazzurri campani di Andrea Sottil. Pareggio proprio all'ultimo respiro del difensore centrale biancoverde Filosa, che regala la permanenza matematica alla Vigor Lamezia. Cosenza mette paura all'Ischia, finisce 1-1 tra Campani e Lupi. Rossoblu avanti con questa punizione tagliata di Arrigoni che sorprende il portiere campano sul primo palo, minuto 18. L'Ischia giunge al pareggio soltanto al 61esimo grazie a questo rigore ben calciato da Infantino. Ischia-Cosenza 1-1. E chiudiamo con il successo esterno della Barletta che inguaia ulteriormente la Versa Normanna. La rete del calabrese l'ex cosentino Danti, minuto 18. Aversa 0, Barletta 1. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning. We come to
night to get lucky. We're up all 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 night again. We're up all night again. We're up all night again.